partita da titolare, diciamo, possiamo dire da parte tua una crescita costante, anche perché quando si esordisce in Serie B non è facile per nessuno, anche se tu avevi già fatto un campionato decisivo l'anno scorso. Sì, per me esordire in Serie B è stato difficile, anche perché abbiamo avuto la partita contro il Sassuolo e mi sono ritrovato davanti a giocatori come Catellani e Missiroli che mi hanno messo parecchio in difficoltà, e comunque venivo anche da un infortunio e era tanto che non giocavo, perché l'ultima partita l'avevo fatta il 5 di maggio contro il Pergotema, quindi dovevo anche recuperare un po' la condizione. Poi mano a mano che giochi, secondo me ti rientra un po' i minuti nelle gambe e stai meglio. E contro la Regina penso di aver fatto una buona partita e speriamo di continuare così. Andiamo un po' a quell'episodio. Un po' quanto detto da Enrico, nel discorso hai compiuto 20 anni. Sì. Al centro, tra l'altro, è una settimana che ti ha visto per la prima volta tra i titolari, con addirittura tre impegni. Ecco, come hai vissuto questo passaggio, diciamo, anagrafico e tecnico anche sui due fronti, visto che sei stato protagonista una volta, oltre a luce e ombre, diciamo? No, sicuramente ero felice per gli impegni, per le tre partite che ci erano in una settimana, perché comunque avevo la possibilità di farmi vedere e di giocarmi le mie carte. E il passaggio anagrafico, mi sento uguale a prima, nel senso non... 20 anni però insomma è un'età. Sì, è un'età, ma finché c'hai la testa sulle spalle e pensi a lavorare, non le senti nemmeno queste cose. Volevo chiedere prima di ritornare un attimo a quell'episodio di fine gara, no? Perché ci sono state delle polemiche da parte avversaria, chiaramente, sul possibile rigore, diciamo, commesso da te su come ce l'ha raccontato. No, la palla me l'era arrivata a me, io la stavo per calciare, come si è buttato in mezzo, Immagino che ci è sembrato a noi. Io non l'ho cercato, è lui che mi è venuto a prendere, mi ha cercato. E lui, cioè, lo conosco come giocatore, perché comunque ci ho fatto qualche volta in nazionale, ci ho giocato tanto nel campionato primavera e molte volte riuscivo a prendere rigore con questa cosa qui, con questa tecnica qui. Un po' sì, contro il difensore. L'arbitro era molto vicino, quindi rigore, ha notato il fatto che lui si è messo la mano. Sì, sì, il rigore non c'era assolutamente, è venuto lui addosso a me e si è lasciato andare. C'è stata anche una mezza polemica, più che mezza polemica, però no, l'ho visto. Per questo discorso, insomma, volevamo chiarire con te com'era andata. Ecco, dal punto di vista difensivo, ti senti di dover ancora chiaramente migliorare qualcosa? Sì. Questo è chiaro. Sicuramente. C'è anche un discorso di esperienza, no? Sì, il discorso di esperienza, e poi questo, inizio il mio terzo anno da terzino, questo è il mio terzo anno da terzino, prima facevo l'esterno alto. E devo migliorare a livello difensivo, sia a livello tattico che come quando mi punta l'uomo, devo migliorare tanto, ma poi devo migliorare anche sotto altri aspetti, anche a livello offensivo, con i cross c'è da lavorare, c'è da impegnarsi, c'è da migliorare. Cosa ti chiede il mister principalmente di fare? Cioè, qual è il compito che diciamo il compito Mi dice di stare sempre concentrato, che qui come ti deconcentri un attimo in Serie B ti prendano, si infilano, sì. E l'ultima contro la Regina, gli ultimi 20 minuti mi chiedeva di stare dietro, perché giustamente c'era da difendere il risultato. Tu un paio di volte non l'hai fatto, infatti lui sì. Ho inventato di questo. Vabbè, preso un po' dalla partita, sì. Diciamo. Ecco, è stata difficile la partita di sabato, perché venivate da tre sconfitte, e quando si viene da tre sconfitte chiaramente anche dello psicologico un problema non c'è. Però poi insomma nel secondo tempo siete sembrati più spigliati, diciamo, più in palla. Sì, venivamo da tre sconfitte consecutive e noi la partita di sabato la volevamo vincere in tutti i modi. Il primo tempo forse eravamo un po', non dico impauriti, però forse un po' contratti. Sì,
Poi il secondo tempo siamo entrati nello spogliatoio a fine primo tempo, ha detto che questa partita va vinta in tutti i modi, va vinta in tutti i modi. Il secondo tempo siamo riusciti a venire fuori e a segnare e a vincere la partita. Livorno? Livorno è un derby, l'ambiente, so che hanno già fatto tanti pullman per venire a Livorno. E io l'anno scorso ho fatto il derby qui a Spezia con la Carrarese e mi sono accorto che questi derby sono sentiti parecchio dalla tifoseria spezzina. E noi andiamo lì per vincere, perché comunque siamo una squadra che ha tutte le potenzialità per vincere e per fare un ottimo campionato. E rispettiamo il Livorno. Però il nostro obiettivo è quello di vincere. Voi della difesa che avrete qualche assenza da scontare, sì. La vedrete anche tra l'altro con un capidente importante. Sì. Ma sia Benedetti sia Pasini sono ottimi giocatori. E sono ragazzi che secondo me se avranno la possibilità di giocare e di giocare possono fare benissimo, perché io conosco entrambi anche dall'anno scorso, perché Pasini giocava con me e con Benedetti ci andavo in nazionale. Poi Benedetti l'avete anche visto e durante le partite ha sempre fatto bene, durante le partite che ha giocato, e penso che questa non sia una preoccupazione. Cosa manca ancora per, diciamo, poter considerare la squadra già un po' più a livello, diciamo, di gruppo, di anche di prestazioni in campo? Ma siamo tutti nuovi alla fine, sono rimasti Lollo, Danilo e Madonna dell'anno scorso, quindi è normale che ci voglia un po' di tempo per assimilare qualche meccanismo, però stiamo lavorando bene, in allenamento in settimana ci impegniamo sempre e penso che poi alla fine, insomma, tra un po' verremo fuori, quando iniziamo a conoscerci un po' meglio inizieremo a far vedere veramente le nostre individualità. Ti volevo chiedere, come dicevi prima che tu nasci da esterno alto, invece come tipo da ragazzino, questa nuova realtà, a chi ti ispiri, c'è un modello, diciamo, illustre, tra virgolette, di giocatore che ti piace, tipo, che lo guardi, che, insomma, come movimenti, come tipologia di giocatore che mi piace particolarmente il tuo ruolo. Il terzino mi piace più di tutti è Maggio. E mi ci rivedo anche un po' perché comunque spinge parecchio e ha tanta forza nelle gambe. Mi ci rivedo, un po' mi ci rivedo. Diciamo un po' il terzino al quale molti di voi che siete partiti come esterni alti vi ispirate, no? Sì. Questo terzino di fascia completo che fa le difensive cose. Sì. Grazie. Basta così? Grazie.